Buonasera a tutti, sono Maria Luisa Brandi, sono un'endocrinologa italiana e oggi siamo qui a presentare uno dei webinar di IOF dedicato questa volta a come le FLS italiane possono trarre il beneficio dal programma Capture the Fracture. Prossima slide. Il programma Capture the Fracture di IOF è stato lanciato più di 10 anni fa, è un progetto che intende facilitare l'implementazione di programmi di coordinamento dell'assistenza post-frattura e della continuità assistenziale del paziente fratturato all'interno di questo modello che noi chiamiamo Fracture Liaison Service o Fracture Unit, come lo vogliamo chiamare, per la prevenzione delle fratture che sono quelle che seguono la prima frattura, quelle fratture che infatti noi possiamo oggi, con i mezzi che abbiamo, prevenire. E il progetto oggi è arrivato a includere all'interno del database 959 Fracture Liaison Services, quindi siamo quasi al numero fatidico di 1000, e sta cominciando ad analizzare i dati che sono stati collezionati in quest'ultima decade all'interno di questa progettualità. Prossima diapositiva. Questo è il programma di leadership di Capture the Fracture. Ci sono esperti, sono 13 membri esperti che vengono da 6 regioni del mondo. Io presiedo questa attività e poi ci sono dei copresidenti e soprattutto ci sono anche programmi che sono presieduti a loro volta da singoli esperti che vogliono andare a valutare la leadership, creare questa, il mentorship, creare in qualche maniera la consapevolezza nei vari paesi del mondo per tradurre poi in FLS operative quelle che sono le attività per il paziente che ha subito già una frattura da fragilità. Prossima slide. E noi abbiamo 6 mentori che sono stati formati nell'ambito del programma Capture the Fracture di Mentorship e sono qui, vedete la lista dei nomi, provengono da varie realtà, soprattutto di specializzazione, e sono proprio stati scelti perché dovrebbero riportare poi all'interno delle loro realtà, quindi all'interno della reumatologia, della medicina interna, della geriatria, all'interno della fisiatria e all'interno dell'ortopedia le loro conoscenze. Prossima diapositiva. L'outline del progetto di oggi è qui descritta. Io faccio questa breve introduzione che deve essere necessariamente breve, poi noi cercheremo di capire come catturare le fratture nel nostro paese, perché si deve aderire al progetto Capture the Fracture, qual è il futuro di Capture the Fracture in Italia e come aderire a questo progetto. E abbiamo 3 speakers d'eccezione che sono il professor Giovanni Adami, la dottoressa Francesca Giusti e il professor Antimo Moretti che vi accompagneranno in questa carrellata di varie possibilità e anche nei progetti futuri che noi vogliamo che siano molto rosei per l'Italia in questa area della medicina così importante. Grazie per la vostra attenzione. Bene, buongiorno a tutti. Allora, io sono il dottor Giovanni Adami dell'Università degli Studi di Verona. La professoressa Brandi ci ha inviato questo messaggio introduttivo. Io cercherò un pochino di aggiungere qualcosina all'introduzione, poco in realtà, per capire che cos'è il Capture the Fracture, cos'è questa iniziativa a livello mondiale che ha finalmente una struttura, una sua struttura anche in Italia, insomma. Innanzitutto parlerò veramente brevemente per capire perché è importante fare il Fracture Liaison Service, no? Perché è importante strutturare all'interno dei nostri ospedali tutti gli ospedali che hanno un'ortopedia, un pronto soccorso, a strutturare un sistema di Fracture Liaison Service. Beh, banalissimo. Perché le persone che hanno una frattura ne avranno un'altra, e non solo avranno un'altra, moriranno per queste. Fondamentalmente l'eccesso di morbidità e di mortalità attribuibile alle fratture è imponente, è incredibile. Soprattutto quelle di la fragilità, ma non solo la frattura del femore, anche le fratture del polso, dell'omero, delle vertebre, quindi non deve essere solamente confinato il Fracture Liaison Service alla frattura del femore, ma può esserlo
anche alle fratture osteoporotiche che noi tutti vediamo nell'ambulatorio e che gli ortopedici vedono spesso in pronto soccorso. Ecco che c'è quindi un vero gap assistenziale, cioè passiamo dalla frattura evento sentinella, di cui abbiamo una marea di dati che ci dimostrano che porta a aumentata mortalità, come ho detto, aumentate rifratture, a un gap, cioè facciamo pochissima prevenzione. Pochissima prevenzione. In Italia usiamo veramente pochissimo i medicinali per l'osteoporosi e spesso non li riconosciamo neanche questi pazienti fratturati. Ben oltre il 50% dei pazienti con fratture di femore non è trattato successivamente e spesso purtroppo entra in gioco un'idea di futilità dell'osteoporosi, cioè l'osteoporosi non è importante. In realtà vedrete che il capture the fracture ha una piattaforma per dimostrare ai nostri amministratori, amministratori degli ospedali, che non è così, che si risparmia mortalità, che si risparmia morbilità, che si risparmiano fratture, che si risparmiano soldi. Quindi fondamentalmente c'è una serie di motivi, una serie di strumenti per dimostrare questi punti. E è esattamente questo. Cioè la rifrattura scende, la mortalità scende se si applica il Fracture Liaison Service. E questo è assolutamente provato dalla letteratura scientifica. E qui ha un'efficacia sui costi, è cost effective, ampiamente cost effective. Individuare i pazienti, trattarli è molto cost effective. E quindi il programma dell'IOF, partito appunto, come ha detto la professoressa Brand, nel 2012, ha la sua missione è proprio questa, farla in tutti gli ospedali. È stato ampiamente ricevuto nel mondo, ci ha fatto vedere, ma addirittura ci dà una stratificazione sulla qualità. Cioè abbiamo gli oro, abbiamo gli argento, il bronzo e il blu come grado di capture di fracture liaison service, cioè abbiamo la possibilità di fare anche i test, abbiamo quanto è il paziente guidato attraverso il processo di Fracture Liaison Service. E questa crescita, come avete visto, è estrema, è stata rapidissima, soprattutto negli ultimi anni, a livello globale, ma anche a livello italiano. A livello italiano, sono riconosciuti dall'IOF e quindi hanno la certificazione IOF della Capture the Fracture. Numerosi, come vedete, centri, alcuni con la certificazione massima, altri meno, ma comunque stanno lentamente aumentando e questo è assolutamente fondamentale, importante perché certifica che il Fracture Liaison Service è possibile negli ospedali in Italia, anche se combattiamo quotidianamente con i costi, con gli amministratori che pensano che sia completamente inutile, in realtà è una cosa fattibile ed è estremamente provato, sia utile. Abbiamo già visto, appunto, ci sono diversi modi con cui l'IOF aiuta a strutturare questo, ce ne parleranno meglio la dottoressa Francesca Giusti e il professor Antimo Moretti successivamente, ma hanno anche implementato numerosi sistemi per aiutarci a capire meglio come fare, hanno pubblicato quali sono gli indicatori, i misuratori che possiamo proporre ai nostri amministratori, cioè possiamo dire ai nostri amministratori: guarda, abbiamo visto una riduzione in questo e quest'altro outcome, questo ti porta a essere contento. Ci sono dei questionari, se ne parlerà successivamente, per vedere quanto noi siamo preparati a fare un Fracture Liaison Service nel nostro ospedale. Poi ci sono del position paper su cosa fare a questi pazienti, quindi siamo proprio portati a mano per costruire ed implementare il Fracture Liaison Service. Vedete qui appunto sono i vari passaggi. Adesso siamo arrivati quasi a 1000 Fracture Liaison Service e dopo 12 anni appunto ci sono webinar, sostegno di creazioni di coalizioni nazionali, impegno con responsabili politici, perché è anche questo che fa IOF, il Capture the Fracture, cioè può aiutarci a parlare direttamente con gli amministratori. Sembra una banalità, ma questo è fondamentale.
Perché andare da un amministratore, il nostro ambulatorio strutturoso, voler creare il Fraction Liaison Service, voler creare un PDTA e importarlo a livello locale, ci dà un aiuto pratico, immediato. Scrive, per esempio, ci aiuta a sostenere la nostra posizione con gli amministratori. E quindi, perché aderire al programma Capsule Fracture? Adesso ce ne parlerà la dottoressa Francesca Giusti, che ci convincerà del perché è importante aderire. Grazie. Buonasera a tutti, sono la dottoressa Francesca Giusti e lavoro presso la Donatello Bone Clinic a Firenze. Beh, allora, come abbiamo ampiamente ascoltato dal professor Adami, la missione di Capture the Fracture è ovviamente quindi lo sviluppo di questi modelli assistenziali coordinati per la prevenzione delle fratture. Quindi perché noi dobbiamo aderire a questo sviluppo di questi modelli? Beh, allora, sicuramente perché dobbiamo cercare di ottenere quello che può essere il riconoscimento da parte dell'IOF come primo step. E come possiamo fare ad ottenere questo riconoscimento? Beh, innanzitutto dobbiamo registrarci e aderire al programma Capture the Fracture, in modo da far sì che la nostra Fracture Liaison Service possa essere valutata e dopo questa valutazione possa essere emesso un certificato che poi ci permetta di essere visualizzati su quello che è la mappa dell'IOF a livello mondiale. Questo per far sì che il nostro centro sia presente, ci siamo, ok? L'Italia è presente, il nostro centro è presente. Quello che è importante è cercare di essere il più distribuiti possibile sul territorio e quindi aderire al programma Capture the Fracture è molto importante perché questo ci può permettere anche di collegarci fra di noi in modo da implementare il nostro lavoro e renderlo sempre migliore. Non solo aderire al programma Capture the Fracture ci permette ad ognuno di noi, attraverso ad esempio il sito, di poter ottenere del materiale sotto forma di documenti, diapositivi, video, report che noi possiamo scaricare dal sito. E tutto questo materiale può essere utile per ognuno di noi per far sì che possiamo implementare la nostra Fracture Liaison Service, ma anche migliorarla nel tempo, sostenerla, cercare di ottenere dell'assistenza e dei patrocini da parte di quelli che sono i nostri governi. Quello che è importante anche è che Capture the Fracture ha voluto creare anche un percorso di training, ok? Quindi un percorso di tutoraggio, e questo è molto importante perché se vogliamo migliorare noi stessi e migliorare il nostro lavoro, dobbiamo cercare di mantenerci aggiornati e di porre i nostri quesiti a delle persone che lavorano in questo ambito in modo da poterci far aiutare nello svolgimento del nostro lavoro quotidiano. E per questo sono stati pensati, ad esempio, dei tutoraggi che possano essere di gruppo individuali, che possano essere sviluppati, ad esempio, in loco o addirittura anche dei workshop, tipo questi webinar che svolgiamo, e in questo momento sono stati formati sei mentori a livello italiano, ma non solo, esiste anche una rivista elettronica che permette di mantenersi aggiornati in modo da poter ricevere quelle che sono le news in ambito di prevenzione delle fratture, di sviluppo di Fraction Service, di miglioramento del lavoro, ma anche eventualmente di progetti ai quali si può aderire. Ma ciò che è importante anche per Capture the Fracture è la nostra esperienza, cioè e in questo modo noi possiamo portare quello che è la nostra esperienza in modo che possa essere d'aiuto anche per altri centri che vogliano aderire al programma, perché magari possano trovarsi davanti a piccole problematiche che magari noi già precedentemente abbiamo risolto e quindi possiamo facilitare anche il loro percorso. E nel programma educativo che vi illustravo, cosa ha sviluppato Capture the Fracture? Beh, da quando è nato sono stati sviluppati più di 50 webinar,
di una media di 4 all'anno, e ad esempio il prossimo corso che si terrà è dedicato alla nutrizione osso, oltre il calcio e la vitamina D, e vi potrete collegare a questo corso il 2 di luglio. Ma come noi possiamo ottenere il riconoscimento del servizio FLS ed avere quindi la nostra stellina sulla mappa internazionale? Beh, i dettagli ve li darà successivamente il professor Moretti, ma io voglio dirvi alcune informazioni. Come vi ha già detto il professor Adami, è vero, ci sono già delle FLS che sono state registrate a livello italiano e sono 17, quindi non sono, diciamo, poche, ma non sono nemmeno moltissime. Perché vi dico così? Perché in realtà le FLS che sono riconosciute in Italia sono 80, quindi sono un numero nettamente maggiore rispetto a 17. L'obiettivo quindi è cercare di far sì che la maggior parte di queste FLS che sono presenti sul territorio possa aderire a questo programma e quindi possa essere mappato a livello internazionale. E questo è molto importante, quindi è anche un'occasione per dimostrare quanto l'Italia lavora e soprattutto come lavora e che cerca di migliorarsi nel tempo. Ma come ci registriamo, come otteniamo questa valutazione? Beh, allora dobbiamo, diciamo, eseguire quello che è il questionario della migliore pratica. Una volta che abbiamo svolto questo questionario, che dopo il professor Moretti vi spiegherà in ogni suo dettaglio, perché sono previsti vari standard. E ovviamente questi standard sono stati decisi a livello internazionale, seguendo quelle che sono le linee guida di quello che è il percorso più corretto per la prevenzione della frattura. Questo questionario verrà valutato da un direttivo di Capture the Fracture e verrà ricevuto da parte del centro una sua valutazione. Questa valutazione, però, ciò che è importante è che può essere migliorata nel tempo, e questo è un aspetto molto importante perché ognuno di noi arriverà ad essere visualizzato su quello che è la mappa, ma l'obiettivo principale, quindi l'importanza di aderire a Capture the Fracture, è che essere all'interno di un percorso internazionale dove ci sono le massime conoscenze e le massime competenze deve far sì che ognuno di noi possa migliorare. Quando dico ognuno di noi, intendo ogni Fractal Liaison Service, e quindi vedere quelle stelline, raggiungere quelli che poi vi dimostrerà il professor Moretti, sono il colore argento e magari addirittura l'oro, e quindi ottenere il massimo riconoscimento su quello che è lo standard valutato. Quindi il futuro di Capture the Fracture in Italia, beh, cosa è stato pensato di fare per cercare di migliorare questa attività? Beh, con l'osservatorio, con OFF, l'osservatorio delle fratture da fragilità, sono stati pensati principalmente due attività, ad esempio dei webinar, come quello che stiamo svolgendo adesso, dove vogliamo andare, ad esempio, a migliorare quella che è la qualità e l'aggiornamento dello stato, ad esempio, del questionario, perché, come ci verrà poi spiegato successivamente, anche il questionario può essere rinnovato una volta l'anno, ma anche ad esempio quelli che vengono chiamati l'FLS Caffè, cioè sono delle piccole sessioni dove abbiamo delle discussioni su argomenti specifici che magari sono stati scelti da voi o da noi, sui quali ci portiamo a confronto e magari cerchiamo di trovare, ad esempio, delle soluzioni a delle piccole problematiche che incontriamo nel nostro quotidiano nello sviluppo di questi modelli assistenziali. L'altro nostro obiettivo è quello che IOF, insieme all'Osservatorio delle Fratture da Fragilità, vuole sviluppare un sondaggio di quelli che sono i bisogni delle varie Fractal Liaison Service, e quindi questo sondaggio, questionario, verrà inviato ad ognuna delle Fractal Liaison Service in modo da poter capire quelli che possano essere i gap e in modo da poterli poi migliorare nel tempo e ottenere così un sempre maggior miglioramento del nostro lavoro, ricordandoci sempre che migliorare il nostro lavoro vuol dire ridurre il numero delle fratture secondarie. Quindi questo deve essere il nostro obiettivo, cercare di creare dei percorsi che siano
il più possibile applicabili e che riescano a coprire un maggior numero di pazienti che noi, in cui noi riusciamo ad individuare la frattura e quindi riuscire qui a individuare e a bloccare la rifrattura. Adesso passo la parola al professor Moretti che vi illustrerà nel dettaglio come aderire al programma e svilupparlo. Bene, buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto i colleghi che mi hanno preceduto, quindi Giovanni e Francesca, perché facilitano molto il mio compito nell'illustrare a tutti i partecipanti al webinar che fanno parte appunto di FLS sul territorio italiano della bontà appunto del progetto, del programma Capture the Fracture. Come aderire alla rete Capture the Fracture? Diciamo, il compito del mio intervento lo vedremo nel dettaglio. Come è stato già detto in precedenza, il modello di miglior pratica, che può essere compilato su una piattaforma online nel sito IOP dedicato a Capture the Fracture, si basa su 13 standard, quindi un questionario costituito da questi 13 item, che consente appunto il miglioramento della qualità dell'assistenza ai pazienti all'interno di FLS. È disponibile in diverse lingue, quindi io vi ho riportato proprio il manuale che è disponibile e che permette a coloro che si apprestano a riempire il questionario di seguire tutti i passaggi e di avere le spiegazioni dettagliate su come procedere per ogni standard. Gli standard che vedremo singolarmente riguardano quei concetti fondamentali che sono stati espressi appunto da Giovanni nella prima relazione, come ad esempio l'identificazione del paziente, la valutazione del paziente stesso, quali sono i tempi di valutazione dopo che si è verificata la prima frattura da fragilità, in che modo all'interno delle Fracture Add-on Service vengono identificate le fratture vertebrali da fragilità, quali linee guida sono seguite per la valutazione del paziente con frattura da fragilità, se viene identificata o meno un percorso per appunto andare a definire se vi sono cause di osteoporosi secondaria, se vi è a disposizione un sistema che va a valutare la prevenzione delle cadute, se vi è appunto la valutazione dello stile di vita in relazione ad esempio all'apporto nutrizionale nei pazienti con fratture da fragilità. Poi vi sono quesiti dedicati all'inizio della farmacoterapia, se vi è il follow-up in relazione all'aderenza, ad esempio, dei pazienti al trattamento farmacoterapico, qual è la strategia comunicativa sia all'interno dell'FLS, ma anche tra l'FLS e il territorio, ad esempio con i medici di medicina generale o con i colleghi di altri reparti, quindi al di fuori dell'FLS, qual è la strategia di gestione, se esistono delle strategie di gestione entro l'anno, anche oltre l'anno del trattamento, e qual è il sistema di raccolta dati presente all'interno del FLS, se vi è un database, come vedremo nel dettaglio, condiviso, diciamo, a livello centrale nella struttura ospedaliera. Dopo aver riempito il questionario, come vedrete, ci sarà innanzitutto l'assegnazione di una stellina provvisoria, quindi un traguardo provvisorio, perché indica che la richiesta da parte dell'FLS alla leader, sistema di leadership del programma Capture the Fracture deve essere valutata. Nel giro, come vedremo più avanti, in breve tempo viene poi assegnata la stellina di riferimento in base agli standard raggiunti. Quindi, per aderire alla rete Capture the Fracture, sicuramente è importante collegarsi al sito IOF e quindi alla pagina relativa poi a Capture the Fracture, dove è possibile appunto registrarsi con il proprio account e poi riempire il questionario, che può essere anche riempito in fasi successive, quindi non necessariamente al primo accesso. Quindi una modalità molto comoda per tutti i partecipanti. La valutazione del questionario inviato definitivo avverrà da parte della governance del Capture the Fracture, e successivamente si riceverà il rating, ovvero la cosiddetta stellina di colore blu inizialmente, che indica appunto il certificato provvisorio, e poi il traguardo raggiunto, che indicherà le stelle oro, argento o bronzo. La piattaforma online è molto comoda perché facilita la submission e si può riprendere successivamente attraverso poi. Una volta che viene riconosciuta la stellina, si avrà visibilità immediata sulla mappa che voi già avete visto nelle precedenti
relazioni e, come vi ho già detto, è disponibile chiaramente la lingua italiana e qui vi ho già riportato quello che è presente nel manuale di riferimento. Come avviene la valutazione da parte della governance di Capsule the Fraction? Ogni FLS verrà valutata all'interno di 5 domini in ogni standard che avete descritto in precedenza. Quindi è possibile valutare la performance dell'FLS che si occupa, ad esempio, di pazienti con fratture. Quindi con pazienti, ad esempio, solo con fratture del seno prossimo del femore o pazienti che FLS che trattano esclusivamente fratture dal punto di vista ambulatoriale, quindi ad esempio tutte le altre fratture, non quella del seno prossimo del femore, le FLS che si occupano di identificare, quindi trattare poi pazienti con fratture vertebrali da fragilità, e poi vi è anche un dominio legato a tutto l'aspetto organizzativo che ho già descritto in precedenza. Questo è il rating che vedete qui. La stellina vi indica appunto il nuovo invio di un questionario, quindi un riconoscimento provvisorio, e poi il rating complessivo oro, argento e bronzo che verrà assegnato dopo la valutazione da parte della governance. Sicuramente importante, si riceverà questo logo che vedete qui in alto sulla destra della slide, molto utile anche per fini comunicativi. Quindi tutti coloro che fanno parte di un FLS nelle varie presentazioni congressuali, ma anche all'interno delle proprie strutture ospedaliere, possono appunto usufruire di questa certificazione e quindi di questo logo, che è molto utile anche dal punto di vista comunicativo per diverse FLS. Quali FLS possono aderire? Certamente tutte, indipendentemente dalla competenza di fornite. Questo è appunto un punto che incoraggia appunto tutti i componenti di un FLS a sottomettere il questionario perché venga riconosciuto. Come avete visto, c'è un gap tra quelle che sono le FLS presenti sulla mappa e quelle in realtà che hanno ricevuto una certificazione a livello nazionale attraverso diversi sistemi di accreditamento. Quindi un aspetto questo fondamentale per un riconoscimento a livello internazionale di quanto si fa in Italia. Quindi il numero di FLS italiane è, diciamo, di tutto rispetto. Passando nel dettaglio agli standard, vedete il primo punto, che è quello che riguarda l'identificazione, e se i pazienti con fratture di fragilità vengono identificati all'interno della struttura di riferimento per consentire appunto l'accesso al programma di prevenzione secondaria delle fratture da fragilità. Vedete, si riceve un punteggio di bronzo, argento o oro a seconda se il 50% dei pazienti con fratture di fragilità vengono identificati. Se viene identificato invece il 70%, se invece fino al 90% la struttura dispone di un sistema per monitorare ogni paziente che si presenta con una frattura da fragilità e quindi identificarlo come paziente che ha una frattura di fragilità. Faccio un esempio molto pratico, ad esempio l'assegnazione al paziente con frattura di fragilità oltre al codice ICD che viene riportato appunto in cartella clinica relativa alla frattura, anche quello di osteoporosi. Questo può essere un esempio. Come definizione dello standard, del secondo standard, la definizione che riguarda quanti pazienti vengono valutati per il rischio di rifrattura. Quindi, pazienti che hanno avuto una frattura, il 50% di questi pazienti vengono valutati, il 70%, il 90% riceve una valutazione del rischio di frattura. E ci ritornerò anche più avanti su questo punto. In Italia abbiamo a disposizione delle linee guida nazionali pubblicate sull'Istituto Superiore di Sanità, che sono certamente fondamentali e anche si pronunciano su questo aspetto che richiede al clinico di valutare il rischio di frattura con degli algoritmi validati. Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità suggeriscono di utilizzare il FRACS, il DEFRA o anche il FRAHS diffuso nella medicina generale. Il terzo standard riguarda il timing di valutazione, quindi il punteggio GOLD viene assegnato a quelle FLS che valutano i pazienti. Nella valutazione post-frattura viene eseguita entro 2 mesi sostanzialmente dal verificarsi della frattura. Abbiamo un livello silver se viene valutato tra le 9 e le 12 settimane, se viene valutato diciamo entro 4 mesi si assegna un punteggio gold, quindi a suggerire che entro 4 mesi diciamo il minimo che dovrebbe essere garantito al paziente per essere valutato in termini di valutazione del rischio di frattura di fragilità e quindi tutta la presa in carico che ne consegue. Per quanto riguarda lo standard 4, riferito in particolare ai pazienti con fratture vertebrali, abbiamo un livello gold se i pazienti con tali fratture sono segnalate dalle strutture
ospedaliere di radiologia per il rilevamento di tali fratture in seguito a diversi esami radiologici, anche ad esempio di fametà, risonanza magnetica, non, per riscontro legato all'intercettare il paziente di fratture di fragilità, ma anche riscontro casuale legato ad esempio a una radiografia del torace che identifica ad esempio poi successivamente la proiezione poi eventualmente laterale della frattura della fragilità. Quindi un livello gold, poi abbiamo un livello argento in cui i pazienti con fratture non vertebrali sono valutati anche per la eventuale presenza di fratture vertebrali, perché nel mondo dell'osteoporosi è ben noto che appunto i pazienti con una frattura vertebrale, una frattura da fragilità, quindi non vertebrale, devono essere indagati anche per la presenza di una frattura vertebrale da fragilità. Poi abbiamo un livello più basso in cui i pazienti che giungono all'attenzione dell'FLS con frattura vertebrale clinica, quindi che richiede l'attenzione del medico per la sintomatologia che ne consegue, che non è diciamo la maggior parte dei pazienti, ricevono poi un trattamento per la prevenzione delle fratture, secondarie delle fratture. Per quanto riguarda le linee guida, vi dicevo, a livello bronzo si seguono linee guida locali, regionali silver, nazionali gold. Io direi che in Italia su questo compito siamo molto facilitati, tutte le FLS sono molto facilitate grazie alla disponibilità di una linea guida, diciamo, dall'indiscutibile valore, che è quella del sistema nazionale in linee guida, a cui tutti i medici appunto devono attenersi anche in termini di rischi medico-legali. Standard 6 riguarda la valutazione dell'osteoporosi secondaria, aspetto molto importante soprattutto in vista del trattamento, poiché è necessario valutare appunto l'eventuale presenza di cause secondarie di osteoporosi. Ebbene, uno di questi esempi può essere quanti pazienti ricevono un esame di laboratorio, come ad esempio riportato dalle linee guida che ho citato poc'anzi, quanti ricevono esami, ad esempio, di primo oppure eventualmente di secondo livello, ma già quelli di primo livello sappiamo sono in grado di escludere oltre il 90% delle cause secondarie di osteoporosi. Ebbene, il livello gold viene assegnato se nel 90% di questi pazienti avviene appunto lo screening per l'osteoporosi secondaria. Il 70% di screening dà diritto al livello gold per questo standard, e il livello bronze, se almeno nel 50% dei pazienti viene eseguita questa indagine per individuare cause potenziali di osteoporosi secondaria. Lo standard 7 riguarda rischio di caduta. Io sono un fisiatra, questo viene fatto di routine, soprattutto nei setting riabilitativi. Ebbene, nell'FLS è riportato uno standard dedicato a questo, e qui viene riportato se almeno il 90% dei pazienti viene valutato per il rischio di caduta con dei test molto, molto semplici, se ne possono citare alcuni, come ad esempio il FEMAP ENGO test, che richiede davvero pochissimo tempo, oppure lo Short Physical Performance Battery, che è un'altra tipologia di valutazione clinica che può aiutare a valutare il rischio di caduta di questi pazienti. Un livello silver viene assegnato se almeno il 70% dei pazienti che arrivano all'FLS riceve una valutazione di questo tipo, o bronzo se almeno nel 50% dei casi noi eseguiamo una valutazione del rischio di caduta. Nello standard 8 si passa alla valutazione dei diversi fattori di rischio di diciamo, fragilità scheletrica, facendo riferimento ad esempio all'abitudine tabagica, oppure aspetti relativi alla malnutrizione o ai bassi livelli di attività fisica praticati dai pazienti. Ebbene, in questo caso viene assegnato, come vedete, come anche per gli altri item, almeno nel 50% dei pazienti deve essere fatto lo screening per questi fattori di rischio legati allo stile di vita dei pazienti, dando livello bronzo, fino ad oltre il 90% dei pazienti screenati per questo aspetto legato allo stile di vita, dove possiamo assegnare appunto un livello gold per questo standard. Per lo standard 9, quanti pazienti non in terapia al momento della frattura iniziano la terapia antiosteoporotica? Questo è un aspetto chiaramente fondamentale in considerazione appunto delle evidenze scientifiche disponibili molto robuste in questo senso, e vedete come il livello gold viene assegnato se il 90% dei pazienti con frattura da fragilità, che sono idonei al trattamento, chiaramente, secondo cui appunto c'è indicazione, secondo le linee guida, in questo caso linee guida nazionali, iniziano il trattamento con farmaci antiosteoporotici. Si assegna poi il livello più basso, bronzo, nel caso in cui almeno il 50% dei pazienti per cui è indicato, pazienti con fattore fragilità per cui è indicato un trattamento secondo linee guida, si decide appunto di intraprendere la farmacoterapia antiosteoporotica. Per quanto riguarda lo standard 10, vengono valutati quali sono i pazienti
in terapia antiosteoporotica farmacologica, facendo riferimento sempre all'aspetto farmacologico, che sono poi rivalutati. Ebbene, se la struttura sanitaria dimostra che i farmaci sono revisionati, quindi soprattutto per quanto riguarda l'aderenza al trattamento antiosteoporotico, altro diciamo, aspetto molto critico nel mondo dell'osteoporosi, soprattutto per alcune categorie di farmaci, ebbene, se nel 90% dei casi viene valutata questa aderenza al trattamento, la struttura riceve un punteggio Gold. Diverso invece il caso di livello più basso, bronzo, dove almeno nel 50% dei casi la struttura deve dimostrare di procedere alla valutazione dell'aderenza al trattamento antiosteoporotico. Nello standard 12 si fa riferimento alla strategia di comunicazione, ovvero il piano di gestione della FLS, cioè cosa esegue realmente l'FLS in termini di valutazioni, ad esempio del rischio fratturativo, della definizione delle fratture vertebrali da fragilità attraverso morfometria vertebrale o comunque esame morfometria vertebrale valutata con DEXA o comunque con esami radiografici. Se viene valutato il rischio di caduta, se viene eseguita una compliance alla farmacoterapia, qual è il piano di follow-up? Cioè il paziente riceve sostanzialmente una lettera di dimissione con tutte queste indicazioni? Bene, il livello Gold viene assegnato se questa strategia comunicativa dell'FLS viene trasferita al medico di medicina generale e anche altri specialisti, indicando 5 dei 6 criteri che sono vi ho sostanzialmente elencato in precedenza. Livello bronzo più basso se la strategia di gestione del paziente con frattura di fragilità viene comunicata al medico di base o ad altri specialisti senza fare riferimento a quali criteri sono stati riportati sostanzialmente nella lettera di dimissione e che permette appunto la comunicazione con altri specialisti o col medico di medicina generale. Gli ultimi due standard riguardano il 12, il protocollo di follow-up a lungo termine e riguardante anche la compliance. Per il livello Gold, se la struttura garantisce un follow-up al paziente sia a breve, entro l'anno, o a lungo termine, quindi oltre l'anno di trattamento. E sappiamo bene, si tratta di una patologia cronica, per cui oggi si parla sempre molto anche delle terapie sequenziali, per cui certamente è auspicabile che le strutture con un alto standard qualitativo seguano il paziente nel tempo, quindi programmino in modo adeguato un follow-up. Per quanto riguarda lo standard 13, abbiamo le fratture fragilità registrate in un database dedicato e vedete questo riferimento a livello bronzo se è disponibile nell'FLS un database locale, quindi magari soltanto all'interno dell'unità operativa, silver se regionale o addirittura gold se presente un database a cui partecipa l'FLS a livello nazionale. Quali sono quindi le domande più comuni? Certamente le raccoglieremo dal pubblico presente. Però le domande che sono state riportate, diciamo, negli altri training a livello internazionale è di quanta esperienza ha bisogno l'FLS prima di entrare nel Capture the Fracture. Chiaramente è sufficiente avere 12 mesi almeno di dati su circa 100 pazienti in un anno e l'FLS già in grado di ricevere una valutazione da parte della governance. Quindi vedete, in realtà non si tratta di avere un'esperienza lunga nel campo della gestione del paziente con frattura da fragilità. La valutazione quanto tempo dura in realtà. Una volta trasferito il questionario, e in realtà sarete guidati, come diciamo vi ho esposto poc'anzi, all'interno del riempimento del questionario in maniera molto semplice e intuitiva all'interno della piattaforma. Dopo aver inviato il questionario, la governance entro 2 mesi darà la valutazione finale con la stellina gold, argento, poi o bronzo. Inizialmente avete la stellina blu che indica che appunto, è stato compilato un questionario da parte di una nuova FLS. In realtà poi questo livello qualitativo dell'FLS è suscettibile di modifiche nel corso del tempo e questo è molto importante, quindi bisogna certamente scoraggiarsi se si è un bronzo, è certamente importantissimo essere presenti sulla mappa, anzi l'FLS è in grado di andare a dare una mappa del singolo standard, quindi come il componente dell'FLS e il responsabile dell'FLS ha inviato il questionario perché questa scheda di valutazione è in grado di migliorare le aree in cui è possibile implementare, in cui magari il clinico in particolare può concentrarsi su un miglioramento specifico all'interno di uno dei 13 standard descritti. Quindi sostanzialmente vi invito ad accrescere le fracture presenti a livello mondiale, soprattutto in Italia, dove il gap è abbastanza sostanzioso, per quello che hanno fatto vedere bene in precedenza Francesca e Giovanni. E certamente queste sono le conclusioni in sintesi del webinar a cui avete partecipato oggi, per cui vi ringrazio. Ho visto c'è stata una partecipazione comunque importante alle diverse
LFLS, e sicuramente, come dicevo, gli LFLS italiani sono sottorappresentati a livello internazionale, ma il programma Capture the Fracture è un programma che a livello mondiale sostiene da circa 12 anni questo tipo di programmazione, che è ben supportata dalla letteratura scientifica, e per cui è molto importante interagire con gli amministratori delle singole strutture, con i direttori generali, per appunto fare in modo che tale sistema venga implementato, perché in realtà ha evidenze di efficacia, ma è certamente efficiente perché i costi sono notevolmente ridotti, come ha ben poi descritto Giovanni in precedenza. Soprattutto al centro di tutte le attività, l'obiettivo è che oltre 500.000 pazienti vengono identificati dalla rete Capture the Fracture a livello mondiale. Certamente tutti i nostri sforzi sono dedicati alla prevenzione della rifrattura, proprio evento temibile in termini di mortalità e morbilità, come anticipato in precedenza. E la visione dell'IOF, vi riporto qui, è un mondo senza fratture della fragilità, in cui c'è una mobilità in salute per tutti. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, benissimo, grazie Antimo. Allora, in realtà abbiamo tempo per delle domande, se ci fossero, per cui invito anche i partecipanti, se hanno dei dubbi, delle questioni, siamo qua anche per quello, insomma, lasciamo del tempo magari per farle, potete farle anche attraverso la chat o la domanda risposta, insomma. Di Zoom, abbiamo capito che insomma IOF è pronta a rispondere, è pronta a certificare, è pronta anche ad aiutare. Se avete anche questioni che vi possono venire in mente nel futuro o quando vorrete fare la vostra certificazione, o se avete bisogno di certificare, potete scrivere email senza problemi. IOF ha tantissimi contatti, potete scrivere a noi, potete scrivere a Francesca, a Antimo, a me, oppure all'IOF, e poi direttamente possono loro aiutarvi in tutto in realtà. Potete avere anche, non esistono domande stupide, esistono risposte sbagliate, ma non domande stupide. E speriamo di dare risposte giuste. Vedo che, insomma, credo che siamo stati chiari, no? Soprattutto la parte di Antimo, che era la più complicata, la più lunga, ma è stato estremamente chiaro, estremamente preciso nel percorso per ottenere la certificazione. Hai qualche commento da fare, Antimo, Francesca? No. Ti ringrazio Giovanni, tu hai sottolineato un punto importante. Credo la nostra disponibilità e dei IOF in generale nel supportare coloro che vogliono aprire il questionario, perché certamente è un'iniziativa lodevole questa di appunto mostrare tutte le FLS, iniziare già delle FLS che in qualche modo hanno ricevuto una certificazione, no? A livello nazionale, certamente dimostrare a loro come procedere a riempire il questionario è utile, senz'altro, però credo che quello che si è sottolineato, ovvero la continuità nel tempo, in termini di nostra disponibilità, eventuali dubbi, nel momento in cui si trova di fronte al singolo standard a cui dover rispondere, certamente è uno dei nostri compiti principali, che poi dal punto di vista operativo è estremamente utile. Quindi le singole unità operative che appunto poi all'interno delle strutture ospedaliere hanno appunto le FLS vogliono essere riconosciute, certamente noi, Certo. con la nostra massima disponibilità. Altro aspetto importante è che certamente noi allargheremo questa iniziativa alle strutture che non hanno ancora poi una certificazione FLS, nemmeno a livello nazionale. Quindi la progettualità, diciamo, è anche a lungo termine, chiaramente, per cercare di popolare il più possibile la mappa di chi si occupa di fratture della fragilità in Italia. Non sono pochi centri, come abbiamo già visto, solo considerando le FLS attualmente disponibili. Detto Allora, ciò, no, scusami Francesca, vai, vai. volevo solo far passare un piccolo messaggio che secondo me è importante. Anche lo stato della certificazione, l'essere presente sulla mappa, non deve essere visto da un FLS come un giudizio, ma è un punto di partenza per migliorarsi. Quindi questo secondo me è importante. Cioè l'IOF con Capture the Fracture vuole
migliorare ognuno di noi, non è un giudizio. La stellina è lì. È giusto che ci sia perché deve dare un'idea di quello che è il nostro livello, come Antimo ci ha fatto vedere. Ogni standard è molto complesso, quindi raggiungere tutti quegli obiettivi non è facile. E quindi la stellina, il colore da raggiungere, tra virgolette, deve essere per noi uno stimolo. Quindi non dobbiamo aver paura di compilare il questionario, anche se può apparire complesso, non dobbiamo aver paura del giudizio perché deve essere uno stimolo per migliorare e per ottenere quello che è l'obiettivo della missione di Capture the Fracture, ridurre le fratture secondarie. Ecco, Certo, solo dire questo. Vedo che assolutamente importantissimo. Considera anche che le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla prevenzione della rifrattura raccomandano il Fracture Liaison Service, quindi l'Istituto Superiore di Sanità nelle sue linee guida che fanno sostanzialmente legge in Italia dal punto di vista medico-legale. Sono in realtà già presenti il Fracture Liaison Service, quindi non solo ci certifica che noi ce l'abbiamo il Fracture Liaison Service, se no potrebbe anche essere non campato fumoso come concetto, invece così abbiamo la certificazione. E poi è un ottimo momento di scambio con l'amministratore a questo punto per farlo, per implementarlo, per costruirlo. E ci protegge anche, è brutto da dire, ma dal punto di vista medico-legale, insomma. Abbiamo anche due domande, vedo online, per cui proviamo a rispondere a quelle, Antimo, magari Francesca. Una chiede, per avere la certificazione ci deve essere la presenza di un bone specialist. allora, in realtà, nel senso sì, il bone specialist è inteso come una figura che deve essere di riferimento fra quelli che possano essere ortopedici, endocrinologi, non se c'è la presenza del bone doctor, meglio, nel senso, però non è Diciamo così, vincolante. io direi che il bone specialist è sufficiente avere la certificazione, quindi qualsiasi specialista che vuole fare la certificazione, però generalmente la reumatologia, l'endocrinologia, la medicina fisica, la medicina interna, la nefrologia sono, se hanno un ambulatorio dell'osteoporosi certificato e così via, molto probabilmente è sufficiente anche quello. Quindi non necessariamente essere bone specialist, ma è sufficiente avere la certificazione di bone specialist, quella chiaramente aiuta. È molto difficile però individuare la certificazione, no? Orientarsi in questo tipo di concetto è un po' complicato, soprattutto a livello internazionale, per cui l'IOF non ha questa definizione così precisa di bone specialist, diciamo. In Italia ci sono i corsi che vi invito a frequentare, ovviamente, perché sono importanti, sono anche dei motivi di aggiornamento, ma e quindi quelli sono sufficienti. Infatti è riconosciuto dall'ISS, dall'Istituto Superiore di Sanità, la figura del bone specialist, ma in alcuni casi può essere anche lo specialista reumatologo, endocrinologo, internista che ha l'ambulatorio dell'osteoporosi, che è di per sé già un buon specialist. Poi vedo anche, forse questo è per te, Antimo, si può compilare il questionario anche se si sa già che alcuni punti non sono presenti nella mia realtà, cioè so già che alcuni punti non mi verranno, non li raggiungerò. certamente, certamente sì, come ho detto, non è necessario avere completezza di tutti gli standard, è proprio questa la finalità. L'importante è che venga riconosciuta l'FLS. È possibile che una struttura si occupi addirittura solo di fratture da fragilità vertebrale a livello ambulatoriale, ad esempio, è possibile appunto rispondere al questionario. Non è necessario avere appunto tutto quello che è previsto dal sistema. Chiaramente nello standard verrà riconosciuto un livello qualitativo di un certo tipo, che poi comunque suscettibili di modifiche nel tempo, l'importante è essere riconosciuto, cioè è importante che l'AIOF sappia a livello mondiale chi si occupa, cioè, di prevenzione secondaria delle fratture della fragilità. Questo è il punto essenziale. Quindi incoraggio tutti, anche coloro che sono magari carenti, ad esempio, la disponibilità di database, non è un fatto importante, perché cioè, sono punti da implementare proprio per tutte le unità sostanzialmente. Quindi avete visto come c'è una prevalenza anche di bronze, no? Ma questo non è un problema. Questo certamente è un punto da cui partire, cioè avere riconosciuta rispetto ad avere invece unità che si occupano di fattori di fragilità e in realtà non sono affatto presenti, di cui nessuno sa, nessuna notizia, è un fatto molto importante.
Poi Giovanni sottolineava un punto fondamentale, a mio parere, che aiuta a spingere di più anche riguardo agli amministratori. L'FLS non è una nostra idea, l'FLS è riportare linee guida nazionali che fanno legge, quindi è un sistema validato e garantito che ha un funzionamento dal punto di vista della prevenzione delle fratture e sul risparmio anche in relazione ai costi. Sicuramente avremo meno pazienti con fratture di femore da operare, quindi sostanzialmente questo è un risparmio di costo notevole, per cui certamente noi siamo supportati, tutte le FLS sono supportate quando parlano con gli amministratori dall'evidenza, dalle linee guida, quindi c'è tutto un substrato che ci aiuta. L'evento è registrato, ci chiedono sì, l'evento è registrato. L'evento è registrato, credo che dopo chiederemo, chiedo conferma dopo agli organizzatori dell'IOF se verrà, penso di sì, ritrasmesso. Comunque è possibile accedervi e ripeterlo, per cui sì, l'evento è registrato e uno può riguardarselo con calma. Bene. Non ci sono più domande, siamo quasi allo scadere del tempo. Direi di chiudere, dato, secondo me è interessante perché il Fracture Liaison Service è uno strumento utile a tutti, ai pazienti, utile al medico, per riconoscere la sua attività, perché l'osteoporosi è stata troppo tempo negletta, non è stata considerata come una patologia importante, in realtà è una patologia estremamente diffusa che causa enormi danni economici ai pazienti, mortalità aumentata. Dopo una certa età si muore molto di più di fratture di femore che di infarto del miocardio. Quindi è una patologia severa, una patologia importante, l'impatto, eccetera. E l'avere un Fracture Liaison Service nella propria struttura è anche un riconoscimento di questo, secondo me. È un riconoscimento della nostra importante funzione nell'ospedale. Cioè, costruire un Fracture Liaison Service finalmente dà può darci una mano a riconoscere l'osteoporosi come centrale. E l'IOF è un punto assolutamente fondamentale come trampolino di lancio, insomma, perché avere la certificazione IOF è chiaramente una carta da spendibile della più grande organizzazione mondiale dell'osteoporosi, quella più riconosciuta, quella dove si generano le linee guida più importanti, dove tutte le società scientifiche, compresa quella italiana dell'osteoporosi, metabolismo osseo, fa parte e quindi assolutamente una certificazione illustre e importante. Grazie ovviamente ad Antimo, grazie a Francesca, grazie alla professoressa Brandi, che insomma adesso non è collegata ma ci teneva a portare i saluti. Ringrazio ovviamente l'IOF per la possibilità, averci dato lo spazio e soprattutto ringrazio tutti voi che siete tanti, oltre 50 iscritti, molti spettatori, insomma. Veramente ben partecipata e vi ringrazio a tutti. Arrivederci.